viaggiavo molto, passavo veramente due notti a settimana a casa, quindi realmente non c'ero proprio tanto come presenza. Se il nostro papà ti voglia tanto bene e ti diamo un cuore. Ciao papà, sei il nostro eroe. Il weekend è stato il punto di incontro post carriera. Il campo da calcio ti porta a giocare tutti i weekend. E invece il sabato e la domenica di staccare, di fare una vita più normale, era quello che cercavo e quello è stato, secondo me, il cambiamento più bello con i miei figli. Eccolo! Ciao, 1-0! Il rischio di vedermi come il grande campione credo che forse c'è persino adesso. La passione dei miei figli per il gioco del calcio ovviamente nasce dentro le mura di casa. Siamo allo stesso ruolo di calcio, centrocampista. Ho vinto miglior giocatore nel 2019 e poi questa qua me l'ha data quando la prima volta ho fatto il capitano. Ora che stanno crescendo vengono riconosciuti anche loro. Gli altri ragazzi della loro età vedono nella distinta il loro cognome e subentrano delle pressioni e non è semplice. Tu giochi qui soltanto perché c'è tuo papà oppure ah, ma tanto tu non sei forte, vedrai che tanto la palla te la rubo. Loro devono soltanto divertirsi. Cerco di essere anche un po' invisibile quando vado a vederli proprio per quello, ma sanno che li sto guardando e quindi questa è la cosa più importante che conta. 2-1 per te, Totale. Leonardo è il secondo ed è una licenza infinita, molto vispo, sa quello che vuole sempre e sa come raggiungerlo. Il babbo è un po' fastidioso a volte quando faccio i compiti, però a volte è carino. Quando tipo, non lo so, sto male, lui viene da me e mi consola. Leonardo è uno che fa tante domande e ti chiede sempre una risposta e se tu non ce l'hai ti dice anche ma non è possibile che tu non lo sai, sei più grande di me, dovresti saperlo. Eppure a volte riesce a farti delle domande e tu dici ok, mo come gli rispondo? È un bambino che ti vuole mettere alla prova e questo lui mi piace molto. Io ho avuto un papà che difficilmente non aveva una risposta. Io invece a volte non ho risposte per i miei figli. Il viaggio che dovevamo fare insieme era un qualcosa che avrei voluto fare da bambino con mio papà, ma non abbiamo avuto la possibilità. Da qualsiasi parte però non in Australia, ci sono troppi danni. Dare spazio ai miei figli non è per niente semplice, perché con il fatto che stanno crescendo loro pretendono più libertà, ma ho paura a lasciarli andare. Perché so che ci sono tanti pericoli. Bisogna che rischino anche loro, che sbaglino, col fatto che ci sono sempre poi i propri genitori pronti a dargli una mano. Bisogna aspettare che siano loro che si possono sentire pronti e disponibili a parlarne.